Bentornati ragazzi, sono Startup52 e oggi continueremo la nostra avventura su Inazuma Eleven 2, Bufera di Neve. Nello scorso episodio abbiamo completato tutte le amichevoli possibili su questo gioco senza wifi connection perché sì, come avete visto dal titolo e purtroppo vi devo dire che non possiamo sfidare tutte le amichevoli dal dentro dell'otaku perché non sono riuscito ad inserire il cheat code, oddio. Sono riuscito ad inserirlo ma non funziona e ho sbagliato pure zona dove andare. E sì, c'è una cosa da dirvi. Purtroppo a quanto pare questa serie doveva riscontrare dei problemi prima o poi. Ne abbiamo parlato un paio di episodi fa di dei problemi delle mie varie serie e questa non ne aveva avuti fino a questo momento. Devo dire per fortuna in realtà nulla di irriparabile perché siamo qui ancora a registrare questi ultimi episodi, solo che tutto quello che succede e tutto quello che è successo mi hanno fatto scendere la voglia pari a zero di continuare. Infatti adesso tutto quello che ho detto nello scorso episodio e quindi sì, anche l'affrontare Dark Emperors con ogni squadra del gioco e sì, era un'idea carina, bellissima, divertente, adesso credo che non lo farò perché la voglia, come detto, è scesa. Non c'ho più voglia perché soprattutto perché non possiamo affrontare Dark Emperors. E infatti sì, stiamo affrontando l'Ultra Raymon A e lo facciamo perché bene o male è la stessa squadra che avremmo dovuto affrontare, cioè i Dark Emperors. Non ci sono Feld, Malcolm, Shadow, però ci sono Celia e Silvia. Comunque quella squadra bene o male è la stessa. Detto questo, perché stiamo affrontando l'Ultra Raymon A e non i Dark Emperors? Perché i problemi, come detto, sono questi. Stavo registrando, ho iniziato a registrare, ho iniziato tra l'altro senza mettere le donne e poi per fortuna le ho messe, va bene, perché ho iniziato e poi mi sono ricordato, giustamente però il video è quello e quindi ho dovuto mettere le 16 donne e tra l'altro la squadra che ho scelto è questa, simpatica, sì, simpatica, devo dire che alla fine sono le migliori che abbiamo in squadra. Sicuramente anche in panchina ce ne sono alcune. Comunque perché non stiamo affrontando i Dark Emperors? Perché sapete, no, che c'è una partita prima di arrivare dai Dark Emperors, cioè sfidare gli incappucciati, solamente il primo tempo. Quindi voi dovete finire quel primo tempo, poi per storia arrivano i Dark Emperors con l'elicottero e li sfidate, perfetto. Io avevo attivato l'evento perché ero andato alla Raymon per sbaglio e poi però l'ho lasciato così, con tutta la squadra degli incappucciati in mezzo al campo della Raymon, e ho fatto tutti gli episodi che dovevo fare. Il problema però arriva a circa un'ora fa, perché sì, è passata un'ora da quando sto tentando di registrare questo video. Io inizio il video, prendo tutte 16 le donne e le metto nei primi 16 slot della squadra, vado alla Raymon, parlo con gli incappucciati e faccio la mia partita. Tra l'altro l'avrei tagliata quella partita, ovviamente non l'avrei fatta vedere, quindi non stavo nemmeno parlando. Stavo segnando più gol possibili giusto perché mi stavo divertendo. Ero 4-0 quando è finito il primo tempo. È finito e schermo nero e non andavo avanti. Ho detto ok, va bene, questa cosa in realtà era successa già la seconda volta che siamo andati a sfidare Dark Emperors. Ovviamente voi non l'avete vista, però a me in questo momento si è bloccato l'emulatore o il gioco scaricato sull'emulatore, perché secondo me quello è il problema, è il gioco e non l'emulatore stesso. Comunque lì si blocca e quella volta, quando abbiamo affrontato la seconda volta Dark Emperors, mi è bastato togliere, rifare tutto, è andato bene. E per fortuna, perché battere la seconda volta Dark Emperors ci serviva proprio per forza, perché sennò non avremmo potuto fare delle amichevoli. E ok, detto questo, ci siamo riusciti, perfetto. Questa volta invece, la seconda volta, finito il primo tempo, si è ribloccato di nuovo, schermo nero e non andava avanti. E ho detto ok, va bene, sarà tentativi. Ci ho provato una terza volta, stessa cosa. Ci ho provato una quarta volta, stessa cosa. Ho fatto i save state verso la fine della partita apposta per non doverla ripetere all'infinito. Ho fatto un save state al 25esimo del primo tempo di quella partita e nonostante tutto si blocca sempre.
non va più avanti, quindi purtroppo non possiamo arrivare ad affrontare Dark Emperors e quindi non possiamo nemmeno arrivare a vedere i titoli di coda, perché a me questo interessava in realtà, affrontare Dark Emperors, che è l'ultima squadra che si affronta nel gioco, con delle squadre inventate da noi oppure inventate dal gioco, perché tra l'altro mi stava venendo in mente pure di affrontare Dark Emperors con la squadra Glacis, che era una cosa divertentissima. La Glacis l'abbiamo affrontata qualche episodio fa, ed erano 11 calciatori con gli occhiali, c'era anche Willy tra l'altro, fantastica, una cosa divertentissima. Mi era venuta voglia addirittura di fare questa di partita, Glacis vs Dark Emperors, ma niente, non si può fare. E io vi dico che mi dispiace veramente che questa serie è così bella e così piena di episodi che non potrà essere completa. Già mi dispiace per il fatto che non ho potuto affrontare la Chaos per tutta l'avventura, perché si affronta solamente collegandosi con un amico e non si può fare tramite emulatore se non con dei codici che non funzionano. Tra l'altro, se voleste pure provare ad aiutarmi, l'emulatore che utilizzo è Drastic per Nintendo DS per telefono, quindi se sapete qualcosa in più potete tranquillamente scriverla nei commenti, io proverò a vedere se funziona il tutto, ma vi dico che mi deve tornare la voglia. Se funziona tutto e se riesco pure a trovare le amichevoli grazie a voi dall'allenatore dell'otaku, allora è possibile che riusciamo a fare anche quegli episodi, ma non credo che si risolverà questo fatto di andare ad affrontare la Dark Emperors. È vero, affrontare questa di squadra, la Ultra Raymon A, diciamo che è la stessa cosa, alla fine sono i calciatori della Dark Emperors tranne qualcuno, appunto i tre che ho detto prima, perché ci stanno Silvia, Celia e ora l'altro non mi ricordo, comunque fa parte della Raymon lo stesso. E va bene, è brutto? In realtà sì, per me è brutto questo, però ci accontentiamo, non è un problema. Ovviamente prima di affrontare questa partita ho controllato i livelli della Ultra Raymon A e stanno tutti quanti, tutti e 11 a livello 65, quindi in questo momento diciamo che sono tutti al pari della mia squadra. Oddio, qualcuno sta un po' più in basso di livello, ad esempio Pandora dovrebbe essere sul 51. Comunque non è un problema. È vero, se subiamo gol, ma in realtà non è questo quello che ci interessa. Noi dobbiamo fare solamente una bella partita. E le belle partite possono anche essere partite dove si subiscono gol. È vero, magari il bel gioco si può vedere anche in una partita vinta per 5-0, però una partita più simpatica anche da parte di uno spettatore neutro può tranquillamente essere una partita dove finisce in parità, come il 2-2 in questo momento, oppure 3-2, 4-2, comunque non ci interessa subire gol, basta semplicemente che riusciamo a vincere, a me quello interessa. Quindi nel caso in cui dovessi perdere questa partita, ovviamente la registrerei finché non la vinco, ma gol subiti non mi interessa. Sta di fatto che non credo di perdere questa partita, ma adesso meglio stare zitti, perché se continuo a parlare crasha l'emulatore. Ok, va bene, perfetto, ormai lo dico perché voglio che succeda. No, assolutamente no. Comunque mi sarebbe piaciuto veramente tanto fare questa serie al 100% con tutto quello che si poteva fare, anche con gli eventi del 2010, che poi è 2012, perché Inazuma Eleven 2 è uscito nel 2012, forse però in Italia, perché alla fine dobbiamo pure calcolare questo, perché ad esempio Pokémon pure, ci sono alcuni giochi bianco e nero ad esempio che sono usciti nel 2010, ma in realtà forse la data d'uscita originale sono 2009, perché in Giappone escono un anno prima. Adesso non più, per fortuna non capita più questa cosa, e addirittura si permettono di tradurli in italiano questi giochi che escono. Ok, prima non capitava, ad esempio con la serie Persona, hanno iniziato a tradurli in italiano solamente con l'ultimo uscito, Persona 5 Royal addirittura, perché il primo Persona 5 che è uscito non era nemmeno in italiano. Comunque, detto questo, che ci interessa? Niente in realtà. Sta di fatto che ci dobbiamo divertire, ci basta solamente questo, quindi tiriamo anche da centrocampo con Victoria e segniamo, perché è quello che fa, soprattutto perché Victoria sta a livello 80 in realtà, e quindi sì, è il jolly della squadra. Se non avessi avuto problemi avrei tirato da centrocampo con Victoria ed ecco qui il risultato, segnare con lei.
Comunque, ormai che stiamo per finire questo episodio, vi dico che gli episodi arriveranno ad 80 come era prestabilito alla fine. Cioè, tutti gli episodi che stavo dicendo sarebbero stati semplicemente degli episodi in più, però alla fine ci accontentiamo di questo. Ho escogitato questi ultimi 3 episodi per arrivare ad 80 apposta per lasciarmi con un numero che mi piacesse e non con quel 77, che non dico che non mi piace il 77, però... più bello finire ad 80 piuttosto che 77, direi di sì. Comunque, quindi l'episodio di domani, ve lo anticipo, ma ve l'ho anticipato per tutta la serie praticamente, sarà Alieni versus Ultra Raymond A. Sì, stavo per dire Dark Emperors, ma ormai dobbiamo affrontare questa di partita. E poi l'ultimo episodio reale di questa serie sarà Raymond versus Ultra Raymond A. A quanto pare sì, sarà così. Ci divertiremo sicuramente nell'ultima partita, sì, perché dobbiamo usare la squadra più forte che abbiamo praticamente. È una squadra che conosciamo bene, soprattutto perché l'abbiamo visto ovunque, anche nel primo Inazuma Eleven. Detto questo, io mi scuso ancora per come sta andando questa serie. Queste sono le donne che ho utilizzato comunque. Non è che mi scuso per come è andata la serie, anzi, la serie è andata benissimo. Abbiamo fatto, a parte che abbiamo è durato in un arco di tempo che non credevo esistesse, ma poi questa serie è passata, siamo passati che eravamo 100 iscritti quando l'abbiamo iniziata, poco più di 100 comunque, e adesso siamo un totale di quasi 350 iscritti. Io non ho parole. Comunque mi sono divertito tantissimo a giocare di Inazuma Eleven 2, ma mi dispiace di non poterla portare al 100%. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, potete seguirmi, e noi ci sentiamo al prossimo video.